Buongiorno a tutti. Con questo splendido panorama delle Alpi Friulane siamo qui a visitare questa colonia estiva abbandonata. L'ho trovata in condizioni migliori di quel che credevo, anche se ci sono appunto dei vetri rotti. Ed è grande, ben 3 piani. Non so se questo sia l'ingresso principale, credo di no, però dall'altra parte l'ingresso è raggiungibile solo attraverso una valanga di pozzanghere, visto il diluvio attuale. Quindi queste erano le docce. Siamo entrati ovviamente non per l'ingresso principale, a me servono le docce queste. Qui c'erano i lavandini, qui le docce. E niente, ci sono dei copertoni. Chiunque venisse qui respirava, ve lo posso garantire, aria non pulita di più. Guardate il pavimento fatto a mosaico. Non si badava a spese all'epoca. Vabbè, penso che sarà una visita abbastanza facile perché vedo che tutto è abbastanza ben messo. Ci sono, guardate, tanti vetri intatti, per fortuna. Infatti non vi dirò dove si trova. Qui ci sono le scale per raggiungere gli altri piani e anche i sotterranei li ho già visti. Qui c'erano probabilmente altre docce, può essere, sì. Qui c'erano probabilmente altre docce. La pulizia innanzitutto, direi. Cosa c'è in questo vano? Niente, piccolo ripostiglio. Allora io, come sempre, andrei per primo giù. Sapete che io sono sempre curioso. Guardate la terra, cosa c'è? Marmo. Ripeto, non si badava a spese. Qui c'era probabilmente una porta tagliafuoco, abbastanza grossa, locale caldaie, cavi elettrici, incredibile. Non hanno portato via il rame, incredibile. Qui c'è un'uscita sul retro, credo, dal locale caldaie, magari il tecnico poteva entrare da qui. E c'è anche una bella pozzanghera con 20 cm d'acqua. Incredibile, è conservato tutto molto bene, guarda anche l'impianto elettrico, non dico che sembra nuovo ma quasi. E i sotterranei, allora, sono in linea di massima privi di umidità, fermo restando che questo fango, la mia esperienza mi dice che è stato portato da qualche alluvione ha portato questo fango, perché mi ero già trovato in una situazione simile in un'altra caserma che adesso in questo momento mi sfugge, una caserma degli alpini, e quindi imparando dai miei errori, questo è un'alluvione venuta giù qua dalla montagna, ha portato l'acqua e il fango qui dentro. Guardate che grande che è, guardate che grande, grandissimo. Grandissimo, e soffitti altissimi nonostante siano i sotterranei, seminterrato, se vogliamo essere precisi, è il seminterrato, però comunque, sì, qui l'acqua è arrivata qui, vedete? L'acqua è arrivata qui, che è circa 10 cm sopra il mio ginocchio, diciamo un 60 cm d'acqua c'erano qui, pensate voi, qualche milione di litri d'acqua. Veramente non so quando sia successo, non lo posso sapere. Andiamo a vedere l'ultima stanza, a meno che non si continui. Qui no, si continua. Gigantesco, gigantesco. Quindi oltre al piano terra e al piano interrato ci sono anche il primo e il secondo piano che ho visto. Qui c'è un'altra scala, perché questa è un'altra scala ancora. Accidenti ragazzi, qui è veramente enorme. Qui ci stava qualche centinaio di bambini, ovvio che non dormivano qui sotto, ci mancherebbe. Però, insomma, vedendo com'è grande il piano interrato, i piani sopra non possono che essere uguali o più grandi. Qui forse si mangiava, non lo so, si facevano attività ricreative. Guardate i disegni. Bello.
sette nani che hanno perso Biancaneve. E adesso c'è stato qualcuno qui recentemente, perché ho visto dei disegni sul fango. O comunque non sono stati cancellati dall'acqua, quindi vuol dire che non sono stati fatti tanto tempo fa. Vedete anche questo scivolone. Qui qualcuno c'è stato anche lì. Non vi dico, ripeto, come ci si arriva qui, però vi dico che non è facile arrivarci. Non è per niente facile arrivarci. Wow, un'altra scala ancora. Altre stanze. Pazzesco. 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 Allora, però io, per non perdere il filo del discorso, il filo logico, io finisco l'interrato e poi torno alla scala dalla quale sono sceso. Allora, vediamo un attimo. Non riesco a capire cos'è quella roba. Sembravano escrementi di topo, però non mi sembrano escrementi di topo. No, è gomma piuma. È gomma piuma che è stata... Eccola là, mangiata dei topi. È stata mangiata dai topi. Gomma piuma mangiata dai topi. Eh sì, qui è stato tutto divorato dai topi. Aspettate, c'è un'altra... Okay. Comunque la cosa incredibile è che ormai sono arrivato molto vicino alle 300 esplorazioni in vita mia, che non sono poche 300 esplorazioni, anche perché si parla di meno di 3 anni. E in 300 esplorazioni ho visto solamente un topolino microscopico a Ravenna. Ho visto volpi, camosci, cervi, e gufi, civette, e tutti gli animali possibili, eppure serpenti, lepri, eppure non ho visto un solo topolino. Che uno pensa, entra su un luogo abbandonato, magari sporco, lurido, pieno di immondizie, e sarà pieno di topi. Uno. Non lo so. O si stanno estinguendo, io non lo so, non capisco. Perché veramente... Allora, noi siamo saliti da... scesi da qua. Quindi torniamo su per di qua e continuiamo in ordine, perché sennò rischiamo di saltare qualcosa. Allora. Eccoci qua. Allora, questo probabilmente era l'ingresso principale, però vi ripeto, era difficile arrivare fino a qua, perché fuori ci sono delle grosse pozzanghere. E io già prima, andando a fare un'ispezione in un bunker, sono andato fin sotto la caviglia con un piede. Quindi per evitare ogni problema, allora, vediamo un attimo, qui è stato fatto un buco, perché... lo sa, guardate che strano, boh, mistero. Allora, adesso finiamo di visitare il piano terra, poi torniamo indietro qualche metro e andiamo al primo piano e poi andiamo al secondo e vediamo se in caso c'è un terzo piano, magari più piccolo. Qui ci sono sempre bagni, qui non capisco se ci sono le finestre oppure no. No, non ci sono le finestre. Guardate che panorama. Guardate che panorama. Allora, aspettate, che pianta era quella? No, erano reti. Reti di quelle che sono di solito arancioni, che delimitano i lavori. Qui erano verdi. Mi hanno tratto in inganno. Allora, guardiamo un attimo il panorama da qui. E poi saliamo al piano superiore. Guardate che roba. Guardate che spettacolo. E purtroppo, come sempre, le nuvole mi seguono da Venezia. E per fortuna che non c'è la nebbia, che ci sono solo nuvole. Arriverà finalmente sto caldo. Vi posso garantire che sono in maniche corte, perché sono partito da Venezia, che erano... una ventina di gradi, ma qui
penso che siamo sui 15-16, diciamo che è freschetto. Allora, c'è acqua che cade dal secondo piano e qui hanno rotto tutti i marmi. Guardate che sfaccello, guardate che roba, che poi, ripeto, li portassero via, ma che divertimento è romperli, proprio stupidi. Vabbè, lo so, sono noioso, però sta gente è veramente stupida. Allora, facciamo il primo piano, vedete, è tutto vuoto. Qui c'erano dei tramezzi, vedete, probabilmente queste erano camerate dove dormivano i ragazzi, e ce ne stava qualche centinaio qui. Io penso che tra piano terra, primo, adesso abbiamo il secondo, possiamo andare dai 100 ai 300 ragazzi. Qui ci sono i bagni, vediamo se c'è qualche topo. Qui c'erano i water, se li sono portati via, li hanno sbullonati, pensate, si sono sbullonati i water, pazzesco, sbullonati i water. Per carità, magari era anche ben messa, però cessi usati in offerta, diffidate dei cessi usati in offerta, potrebbero essere stati veramente usati. Guardate che roba, più grande di molte caserme, ma alla fine lo spreco è sempre lo stesso. Qui si poteva fare un hotel 4 stelle, 3 stelle, 4 stelle lusso, si poteva fare qualcosa di veramente bello, e invece abbandono e degrado. Lo so, ragazzi, quando io commento queste situazioni sentite da me sempre gli stessi commenti: degrado. Però è così, guardate che roba, come si fa a lasciare una struttura così abbandonata, un centro per anziani, invece di lasciarli a respirare smog nelle città. Li si prende, li si porta su, sì, poi per carità è vero, qui si viene a trovarli una volta al mese forse, però siamo onesti, magari loro respirano vita, aria migliore qui e magari vivono qualche mese in più, invece di farli stare in centro città o nelle periferie, come a Mestre, dove sono tanti centri anziani nella periferia, nei piccoli paesini come Favaro, piuttosto che Quarto d'Altino. Qui ci sono sempre i bagni, e adesso, se ce lo permette la pioggia che viene dal secondo piano, ho visto che veniva pioggia dai massetti del secondo piano, però era sulle scale, perché qui, vedete, sono messi bene, qui non c'è umidità. L'umidità inizia un po' lì, su quell'angolo, sulla parete, su quell'angolo. E poi qui avevamo sentito, no, non era qui, era un'altra scala, quella più avanti forse, era tutta verde sopra, non può essere questa, sentivamo le gocce cadere, vediamo se è questa, perché sennò inizia a non capirci più nulla. Eccola qua. Prima si sentiva l'acqua cadere da sopra. Stranamente adesso non cade più. Guardate che umidità. Questa mi ricorda proprio l'umidità che c'è in tante caserme, con i muri stonfi di acqua. Allora, guardate qua. Qua, guardate, c'è veramente umidità. Qui si vede addirittura in angolo, si vede l'esterno. C'è proprio il muro bucato dall'umidità. Qui hanno tirato giù i tramezzi, vedete, delle varie camerate. Non capisco perché hanno tirato giù i tramezzi, non riesco a capire.
E poi li hanno tirati giù e hanno anche pulito, perché hanno tolto tutto. È un mistero. Gli hanno tolto le porte e si sono portati via le porte. Vedete? Le porte. Guardate qui come cade l'acqua. Guardate che roba. Guardate il riflesso. Ecco, adesso che l'ho detto, guardate il riflesso, non cade più una goccia. Comunque qui è tutto completamente bagnato. Che partite a calcio potresti fare qua, Giordano? Alla grande? Allora, qui c'è. Allora, dobbiamo andare fino in fondo, vedere fino in fondo, e poi ci sono queste scale qui che ci portano. Ma sono quanti? Questo è il secondo piano, giusto? Quindi c'è un terzo piano. Sì, avevo avuto il sospetto. C'è un terzo piano. Questa scala porta al terzo piano, cioè guardate cosa hanno fatto qui. Stanno smontando le piastrelle. Questi potrebbero essere anche qui al momento, magari hanno sentito noi parlare e sono andati via. Questi si stanno portando via le piastrelle, ma non me ne frega niente, vi dirò, perché piuttosto che restino qui abbandonate, tanto vale che se le portino via, però qui qualcuno si sta organizzando per farsi la casa. E ripeto, affari suoi. D'altronde l'Italia va così. O se le porta via il più furbo, o il più stupido viene qui e spacca tutto. Il più stupido e ignorante. Quindi a sto punto, tra i due, piuttosto che vadano rotte, è meglio che vadano a casa di qualcuno, anche se non sarebbe giusta né una né l'altra cosa. Guardate qua, umidità, guardate che roba. Pazzesco. Qui siamo proprio in stile caserma, qui si sono portati via lavandini, tutto. Qui qualcuno si è fatto la casa, oppure se aveva un negozio di termoidraulica, si è fatto il negozio. Incredibile. Qui hanno portato via tutto. Cioè, a sto punto mi viene da pensare che i tramezzi siano riusciti a smontarli mattone a mattone e abbiano riciclato anche quelli, perché non capisco perché abbiano tirato giù tutti i tramezzi. Che senso ha tirare giù tutti i tramezzi? E pulire per terra? Non lo so, vabbè, un giorno qualcuno magari me lo spiegherà, magari qualcuno può scrivermelo qui sotto il video, magari. Se qualcuno ha un'idea, conosce la struttura, ripeto, io non dirò dov'è. Eccoci qua, qui siamo nel sottotetto. Qui ci vuole la pila perché inizia a essere di nuovo buio. Qui ci sono ancora i bagni, piastrelle anche qui da portare via. Guardate che sottotetto che c'è qui. Beh, sapete cosa vi dico? Che lo faccio, tanto è cemento armato. È cemento armato, quindi lo faccio. Tu resta pure lì se vuoi, tanto non c'è nulla da vedere, Giordano. Però per curiosità voglio farmelo. Qui c'erano i cavi dell'antenna, probabilmente, qualche lampadina di illuminazione. Nulla di più. Mutande. Che bello. Mutande da donne. Questa è popò di qualche uccello che riposava qui, vedete? Si appoggiava qui e defecava lì. Non so dirvi che uccello. Potrebbe essere qualche piccolo rapace, ma piccolo però, perché ho visto gli escrementi dei gufi e sono molto, ma molto grandi. Questi sono piccolissimi. Ragazzi, il pipistrello, guardate, eccolo il pipistrello. Giordano, vuoi venire a vedere il pipistrello? Lo vedi? Guarda che bello, bellissimo. Sì, è chiuso nel suo mantello. Un altro, due. Wow, ne avevo visti solo due o tre fino ad ora nelle mie esplorazioni, due in questa.
Lì ce n'è un altro, due. Vediamo se ce ne sono anche qui. Eccolo là, ne avevo passato uno prima, tre, lì in fondo. Aspettate che andiamo a vederlo, magari senza disturbarlo. Eccolo lì. Guardate che bello. E chissà quanti ce ne sono nella parte più bassa. Tre pipistrelli. Uno ha anche parlato. Ho sentito una specie di squittio. Io li trovo degli animali meravigliosi. Sapete che un pipistrello si mangia anche 4.000 zanzare in una notte? Chi odia le zanzare? Tutti. Quindi chi odia le zanzare ama i pipistrelli, che non sono assolutamente pericolosi per l'uomo. Tipo le fandonie che si attaccano ai capelli. Li sentivo raccontare quando ero piccolo. Tutte balle. 4.000 zanzare a notte, pensate. Avere un pipistrello che ti dorme in terrazza vuol dire che puoi tenere la finestra aperta, che non avrai mai zanzare a casa. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo anche questo a sto punto. Ecco, però vedete, qui il tetto è un po' più pericolante. Qui il tetto è un po' più pericolante. Quello è un pipistrello, può essere? Non capisco da qua. Vabbè, non importa, ne abbiamo già visti tanti. Ne abbiamo già visti tre oggi, mi sembra più che sufficiente. Ma quando arriverò alla finestra in fondo, praticamente la nostra visita sarà finita. Eccolo là. 4, 5, accidenti, come vedete hanno più paura loro di me che io di loro, però mi stava venendo in faccia quello, guardate che roba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pazzesco, li ho disturbati, non volevo farlo, volevo avvicinarmi a questo per filmarlo da vicino, però l'ho infastidito. Sapete cosa? Che forse questi escrementi sono di pipistrello a questo punto, perché ce ne sono veramente tanti. Allora, sapete cosa vi dico, signore e signori? Dalla colonia estiva abbandonata in provincia di Udine, guardate quello povero, lo sto disturbando, gli tolgo la pila, guardate. Ragazzi, mi dispiace disturbarli, ma sono bellissimi. Sono veramente bellissimi, me ne porto a casa uno. Non so come, ma me ne porto a casa uno. Non in famiglia proverebbero tutti. Vero Giordano, ne portiamo a casa uno alla mamma? Guardali. Sì, l'ho visto. Ce ne sono 4 o 5 che volano. È una passata di qua. È andato di là? Vabbè, dai, non li disturbiamo più. O cerchiamo di non disturbarli più. Allora, io vado sulla finestra e con questa meravigliosa vista dalla colonia abbandonata estiva di Udine vi saluto. Guardate che spettacolo, buona giornata a tutti.